Continua la protesta dei 15 lavoratori che non sono stati assorbiti come previsto dalla clausola sociale dalla ditta di Roma, che si è aggiudicata l'appalto per la cura del verde nei quattro presidi ospedalieri della provincia di Teramo. È un comportamento, io lo ritengo troppo furbo da parte dell'impresa che ha vinto l'appalto, perché noi sappiamo che c'è la necessità di avere 15 lavoratori, tant'è oggi loro utilizzano in subappalto altre squadre che vengono mi dicono da Pescara, dall'Aquila, quindi c'è la capacità assunzionale, c'è un obbligo dettato dal capitolato d'appalto che devono riassorbire i lavoratori già utilizzati. Quindi questo comportamento furbo oggi è intollerabile. Adesso faremo un appello anche ai quattro sindaci dove insistono i presidi ospedalieri, Sant'Omero, Giulianova, Atri e Teramo, e speriamo che questo scempio cessi immediatamente. Ridateci il lavoro, si legge nello striscione appeso dai lavoratori di fronte all'ingresso dell'azienda sanitaria locale. I sindacati incontreranno anche il prefetto in attesa di risposte da parte della ASL, chiederanno all'azienda un controllo sulla regolarità dell'appalto per verificare quanti lavoratori sono occupati ad Atri, poiché sembrerebbe che ci siano lavoratori esterni alla cooperativa. Segretario, l'azienda ad oggi ha solamente proposto la riassunzione di 8 dipendenti su 15. Sì, praticamente c'è stata una mezza apertura, però diciamo che noi, a parte che abbiamo detto tutte e 15, insomma, perché sono 15 lavoratori, 15 famiglie del territorio che debbono, diciamo, dalla sera alla mattina si sono ritrovate senza posto di lavoro e non è giusto. E poi non si capisce questi 8. Che tipo di contratti li farebbe, se parla addirittura di part-time, ma stiamo a scherzare, quindi questo non può, secondo noi, andare, anche perché le risorse dei nostri contribuenti devono rimanere, diciamo, sul territorio. Ecco perché noi diciamo che i lavoratori devono essere riassunti tutti quanti e vogliamo che si riapra un tavolo a tre dove è presente, diciamo, la ASL che ha dato in appalto la ditta e noi rappresentanti dei lavoratori.